Ciao Manuela, un saluto a tutti gli amici di Le Fonti TV. Siamo in diretta qui da Palazzo Mezzanotte. Alle spalle ovviamente sta proseguendo il convegno realizzato da Le Fonti sull'intelligenza artificiale ed è qui con me il dottor Matteo Pizzicoli, direttore organizzazione e innovazione di Creval. Dottor Pizzicoli, chi è Alfredo? Creval ha implementato un consulente virtuale. Capiamo qualcosa in più. Sì, Alfredo è un collega, lavora con noi da circa 2 anni e mezzo, ovviamente è un chatbot integrato con un sistema di gestione delle code del ticketing. È un sistema con cui abbiamo completamente innovato il service desk, quindi l'help desk che era basato sul modello di servizio telefonico, e abbiamo completamente trasferito l'assistenza ai colleghi su qualunque tipo di necessità, qualunque tipo di tematica su un chatbot. Quindi Alfredo risponde ai colleghi, può decidere se ha la risposta, la fornisce direttamente ai colleghi, altrimenti può ingaggiare il collega del service desk più esperto, più competente, e in continuità nella chat fa intervenire un umano e completa sempre e in ogni caso il supporto al nostro collega bancario. Ecco, Alfredo è un progetto nato a partire dal 2017. Come si è evoluto? Quali sono i risultati in termini di ROI e di soddisfazione del cliente che avete registrato in questi anni? Sono diversi i fattori di successo che ci hanno fatto investire ulteriormente sull'intelligenza artificiale. Primo fra tutti, Alfredo oggi gestisce in completa autonomia il 35% delle richieste di assistenza. Questo ha permesso di ottenere un beneficio in termini di effort, abbiamo ridotto l'impegno delle risorse umane del 40% su questo tipo di attività. Ovviamente le risorse non sono state licenziate, si dedicano ad altre attività e quindi si tratta di un chiaro aumento della produttività. Secondo nostre stime il costo del progetto si è ripagato sostanzialmente in 6 mesi, quindi è stato un successo anche dal punto di vista dei ritorni economici. La ringrazio. Grazie a voi.